Satana è una tasana sfruttata agli inglesi. Sono 24 ore che state pigliando in giro. E basta, venite un po' graferni. No, ma quello gli inglesi ieri si sono tolti la medaglia. Ma dove sta il fair play? La la la. E voi volessere a voi, volessere. Chi lo se l'hanno loato perché l'avevo fastidio che c'è rimasta la coppa in canna, no? E allora sai, con l'accettino tutto stava in canna e non era una cosa comoda. Questo è stato il motivo per il quale l'hanno fatto. Voi state sempre a pensare male. Ma poi come si fa a non empatizzare con questi poveri giocatori inglesi che mi hanno fatto pure tenerezza? Chi lo vaglione là, Saka, se mi sa chiagnere, perché poi Donnarumma gli ha neutralizzato il tiro. Saka sicuramente piangeva perché purtroppo per lui ha fatto perdere la sua squadra. Però Saka soffre di gravi problemi di incontinenza fecale, non so se lo sapete. E infatti quando ha tirato si è cagato sotto. Sì, è così, non sapessi cosa ne sapete. Parlate. O posso ringraziare, io li ringrazio gli inglesi, soprattutto l'allenatore Southgate, che veramente voglio ha fatto tra sì tre loro, poi ci fa tirare i rigori e tutti e tre puntualmente hanno sbagliato. C'ho un'abilità. Thank you very much, Southgate, il Rudato, sei un grande. Ma sì, ragazzi, ma poi gli inglesi c'è pure, lo sanno, passato solo loro una settimana sana questo fatto, la coppa sarà nostra, la vinceremo noi, ce l'hanno vinciuto, it's coming home, come, giusto, ma l'ha vinciuto, sì, però insomma dai ragazzi, bisogna essere anche sportivi, bisogna, io poi voglio fare un plauso veramente ai nostri, soprattutto a Gigio Donnarumma, che è stato veramente un grandissimo Gigio Donnarumma, che è stato anche criticatissimo perché, voi lo sapete, il Paris Saint Germain quest'anno gli darà 12 milioni di euro all'anno e tutto quanto, ma chi con me 22 anni 12 milioni di euro, cosa, ma che non è, io ce ne resta 24 milioni di euro. Io ci resto pure di cittadinanza, ad onorem, non perché ne abbia bisogno, proprio ad onorem, io proprio farei proprio una petizione, voglio dare il mio reddito a Donnarumma, se lo merita, ma quello che merita di più secondo me è il nostro allenatore Mancini, l'unico a crederci già da un paio d'anni. Lui diceva all'epoca, noi ce la possiamo fare, possiamo arrivare in finale agli europei, e tutto quanto pensavamo che se sei drogan, ovviamente, perché pure la mamma Mangi si preoccupava, dice, ma come, chissà, per le buone 50 anni si stava fumando il canno, come, e invece alla fine dei conti ci ha fatto sballare tutto quanto, quindi grandissimo Mancio Mancini e grandissima Italia, voglio, babbo, che dire, bello, tutto bello, voglio, e come facevo prima fra un par anni in Qatar. Qatar, chi le camo è a me si muove a mettere la maglietta in culo, quindi voglio, alla prossima, è stato un piacere, forza Italia.